Un saluto amici della rete. Oggi andiamo a parlare di un tema che mi è caro. L'ambulanza. Queste ambulanze che passano con sirene e lampeggianti accesi, eppure magari vanno piano o sembrano vuote. Sembra un controsenso effettivamente. Se ho lampeggianti e sirene accese è perché devo correre, devo arrivare, devo andare. Perché allora vanno piano? Complotto? Per farci credere qualcosa che non è? Come al solito, le cose non sono come sembrano. E, come sempre, dietro ci sono dei motivi giusti e razionali. Andiamoli a vedere un attimo. Parliamo di queste ambulanze in emergenza, vuote, che vanno piano. Perché un'ambulanza ha sirene e lampeggianti accesi, eppure è vuota? Iniziamo dal vuoto. Questo è facile. In realtà non ci vuole molto per arrivarci. Quando scatta un'emergenza, quando la centrale operativa, 118, 112 che sia, riceve una chiamata di emergenza, attiva un'ambulanza e questa ambulanza deve andare sul luogo dell'intervento per poter caricare il paziente o i pazienti. E se il paziente sta veramente male, non è che ci va con tutta la calma, ma parte già direttamente con un'emergenza importante, quindi con un codice colore che non è un verde, ma magari è un giallo o un rosso, quindi accende lampeggianti e sirene e va verso quello che si chiama il target, cioè verso il paziente. Quindi è vuota, certo, ma sta andando verso un paziente. Ambulanza vuota che va piano, sempre con le sirene lampeggianti accese. Sì, può anche succedere. Magari in quel momento l'autista sta dialogando con il 118 per capire, o il 112, per capire qual è esattamente il luogo dell'intervento? Magari non sono chiare le vie, non sono chiari i riferimenti, magari sta parlando con. Può anche succedere che l'ambulanza a un certo punto spenga i lampeggianti e di colpo sembra che abbia finito tutto. È possibile. Magari è un intervento che è stato annullato, quindi di colpo l'ambulanza rallenta, spegne tutto e torna a casa, torna in sede. Quindi è possibile benissimo anche questo. Com'è possibilissimo che un'ambulanza che stia tranquilla in mezzo al traffico di colpo accenda le sirene e parta in sparata? Non perché sicuramente vuole saltare il traffico, ma perché probabilmente ha ricevuto proprio in quel momento una chiamata di emergenza e quindi da quel momento parte. Quindi eccovi spiegati un attimo le logiche di un'ambulanza vuota che passa con le sirene lampeggianti accesi, che parte con i lampeggianti accesi e le sirene accese, che a un certo punto rallenta e spegne tutto. Passiamo al secondo caso. Perché un'ambulanza col paziente a bordo che ha sirene lampeggianti accese va piano? Se il paziente sta male deve correre in ospedale. Perché sta andando piano? Non è proprio così. Possono essere vari i motivi. Un primo motivo potrebbe essere che in quel momento gli operatori dentro all'ambulanza stanno agendo sul paziente, stanno facendo delle manovre sul paziente, per cui correre troppo potrebbe essere un rischio per la sicurezza dei soccorritori che in questo momento dentro l'ambulanza sono in movimento, sono in piedi. Possono essere n motivi, a secondo se delle competenze anche di chi sta dentro l'ambulanza, può essere che stanno prendendo la pressione, può essere che stanno prendendo una bacinella perché il paziente sta per vomitare. Se c'è un infermiere può essere che stanno prendendo un accesso venoso. Possono essere n motivi. Ma un motivo per cui l'ambulanza sta andando piano. Un altro motivo potrebbe anche essere che l'ambulanza in emergenza con sirene lampeggianti accesi, col paziente dentro, si ferma. Ed è un caso, per esempio, in cui il paziente va in arresto cardiorespiratorio. La logica comune potrebbe pensare che se il paziente in ambulanza lo sto portando al pronto soccorso e mi va in arresto cardiorespiratorio, gli si ferma il cuore, la logica sarebbe corro ancora più veloce per arrivare prima. No, la logica è mi fermo e lo tratto lì. L'autista si ferma,
spegne, addirittura scende e sale dietro per darci una mano, perché bisogna attuare le manovre di rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore. Per cui possono essere n motivi per cui l'ambulanza va piano, addirittura si ferma col paziente dentro nonostante che stanno in codice rosso. Un altro motivo per cui un'ambulanza con le sirene magari si ferma in un posto ed è magari vuota potrebbe essere che quell'ambulanza è un'ambulanza di livello superiore rispetto a quella che ha caricato il paziente e stanno facendo quello che si chiama un rendezvous, un incontro, perché il paziente verrà trasportato dall'ambulanza che in questo momento sta arrivando all'ambulanza che vedete in questo momento vuota, che ha parcheggiato e che sta aspettando in un luogo ben determinato e sicuro, che è la prima ambulanza che ha preso il paziente in carico, gli porti il paziente per i trattamenti più avanzati. Quindi vedete, sono tante le dinamiche che possono accadere con un'ambulanza, quindi non è detto che l'ambulanza che abbia le sirene lampeggianti accesi debba per forza scapicollarsi, ma ripeto, ci possono essere n motivi per cui un'ambulanza con sirene lampeggianti va piano o si ferma anche col paziente dentro. Non vi preoccupate. Non ci sono sirene che passano per tenere sul chi vive la popolazione, per cercare di imbrogliarvi. Quelle persone lì dentro stanno andando, stanno trattando una persona che sta male. Sperate di non essere voi quella persona. Un saluto, amici della rete.